L'altro giorno il ministro Calderoli è salito al Quirinale, l'hanno fatto entrare, anzi Napolitano ha ascoltato, ha detto una nota ufficiale, l'esposizione degli orientamenti del governo in materia di riforme e ha ricevuto una prima bozza di lavoro, frutto della famosa cena di Arcore con Berlusconi, Maroni, Bossi, padre e Bossi figlio. Fini si è arrabbiato, Berlusconi ha fatto finta di arrabbiarsi un po' anche lui, ha detto che quella di Calderoli era un'iniziativa personale. Calderoli tra l'altro non è proprio addetto alle riforme, lui è alla semplificazione legislativa, ma da quando ha definito porcata la legge elettorale fatta da lui stesso, lo paghiamo perché non gli vengano più in mente delle leggi nuove e ne cancelli qualcuna vecchia, possibilmente sua. Lui, complice questa brezzolina primaverile, ha esagerato un po' e l'altro giorno ha bruciato con lanciafiamme una montagna di carte dicendo che erano ben 375.000 leggi inutili. Secondo calcoli di Gian Antonio Stella, per produrre 375.000 leggi, il Parlamento italiano, dall'Unità d'Italia a oggi, cioè dal 1861, avrebbe dovuto lavorare 24 ore su 24, 4 giorni alla settimana, compresi gli anni di guerra e le vacanze, con una media di 7,8 leggi al giorno, solo quelle inutili, poi ci sono anche quelle utili. Chissà cosa ha bruciato Calderoli l'altro giorno. Il Corriere ha anticipato la sua bozza di riforma costituzionale che va a risolvere un grave problema che angustia il Cavaliere. Lui pensa di avere pochi poteri, anche se non spiega mai quali gli mancano, a parte lo ius prime noctis e nemmeno sempre. Vediamo che cosa ci aspetta. Il capo dello Stato, che oggi conta molto poco, domani conterà tantissimo, lo diceva La Russa, come in Francia, eletto direttamente dal popolo, nominerà il Premier e i ministri e potrà pure revocarli quando gli pare. Il Premier conterà invece molto meno di oggi, come in Francia, dove praticamente nessuno sa come si chiama, il che fa sospettare che Berlusconi preferisca fare il Presidente della Repubblica. Con tre televisioni più la RAI ha come l'impressione di potercela fare a essere eletto direttamente dal popolo. Calderoli infatti si è scordato nella bozza il conflitto di interessi. Problema, con l'elezione diretta del Presidente, chi controlla televisioni parte avvantaggiato in un paese dove il 70% degli elettori si informa solo dalle televisioni? A saperlo. Le Camere. Oggi le leggi devono essere approvate uguali, identiche, dalla Camera e dal Senato, se no tornano indietro. Nella Terza Repubblica di Calderoli basterà la Camera, mentre il Senato sarà regionale, sarà federale, infatti interverrà soltanto su competenze regionali e fiscali. La Camera, se lo chiede il Governo, avrà anche i tempi contingentati per esaminare le leggi, 30 giorni, non di più, e voterà solo gli emendamenti approvati preventivamente dal Governo. Quindi avremo più leggi di oggi e ancora meno controllate. È un'opposizione, se possibile, ma non è sicuro, ancora più decorativo di quella di oggi. Si dirà, ma di fronte a un Presidente e a un Governo così potenti, chissà quali poteri di controllo, garanzia e bilanciamento avranno previsto per evitare che qualche Governo ne approfitti e instauri un regime. Bene, è una bella battuta perché in realtà i check and balance, cioè le istituzioni di controllo, nella bozza risultano praticamente rase al suolo. Il Presidente e il Capo del Governo agiscono all'unisono e potremmo persino rimpiangere un giorno Napolitano che in 4 anni di leggi ne ha mandata indietro una sola, il disegno di legge sul lavoro, che guarda caso non interessava il Cavaliere. Si dirà, però c'è la Corte Costituzionale, sì, oggi. Oggi è indipendente perché è eletta solo per un terzo dai partiti, mentre per gli altri 2/3 è eletta dalle supreme magistrature e dal capo dello Stato. Nella bozza Calderoli invece i partiti nomineranno i 2/3 della Corte Costituzionale, un terzo nominerà il Parlamento e l'altro terzo i presidenti delle Camere, che ovviamente sono espressione della maggioranza. E per bocciare una legge costituzionale alla Corte non basterà più il 50% più uno dei suoi membri, ci vorranno i 2/3. Ma per Berlusconi 2/3 è poco. L'altro giorno ha fatto sapere che lui preferirebbe una consulta tutta di nomina parlamentare, che così corrisponderebbe perfettamente alla maggioranza politica, così comanda lui anche lì. Si dirà, i cittadini possono sempre cancellare una legge che modifica la Costituzione con un referendum confermativo. La bozza Calderoli ha pensato anche a questo, infatti non basteranno più 500.000 firme, ce ne vorranno 1 milione. Allora uno dice, ma i cittadini almeno si potranno scegliere i parlamentari con le preferenze. Bossi ha già detto che dipendesse da lui, la legge porcata elettorale non si tocca, continueranno a nominarli i partiti. Si dirà, ma almeno rafforzeranno l'autonomia della magistratura, magari. Qui interviene la bozza Alfano, che separa le carriere dei PM e dei giudici, separa pure i CSM, ne avremo 2,
Il CSM oggi tutela l'indipendenza dei magistrati, invece ne avremo uno per i giudici presieduto dal capo dello Stato e un altro per i PM, che non si sa ancora bene se sarà presieduto dal procuratore generale della Cassazione oppure dal ministro della Giustizia. Cambierà pure la composizione del CSM. Oggi 2/3 sono magistrati e 1/3 sono laici, cioè nominati dal Parlamento, cioè dai partiti. In futuro il rapporto lo vorrebbero ribaltare, 2/3 di politici e 1/3 di magistrati. Quello che dovrebbe essere l'organo di autogoverno della magistratura diventerebbe così un organo di governo, o meglio del governo, e indovinate un po' quali giudici in questo sistema verranno puniti. Per completare l'opera il ministro della giustizia sarà anche il capo della scuola dei magistrati, così li educano bene fin da piccoli. È meraviglioso, dimenticavo, l'azione penale non sarà più obbligatoria, quali reati perseguire e quali no lo deciderà sicuramente, e non può essere che altrimenti, il Parlamento oppure il Governo, e possiamo immaginare quali reati saranno considerati i più urgenti da colpire, furti di bestiame, quelli che si fanno le canne, quelli che taroccano i CD, cose gravi. Dimenticavo che il nuovo Presidente avrà l'immunità dai processi penali e civili e sarà addirittura esentato dal dovere di testimoniare. Poi c'è il Premier e i Ministri che hanno il legittimo impedimento, cioè loro potranno denunciare noi, ma noi non potremo più far processare loro. A questo punto uno dice, ma almeno l'informazione li potrà un po' controllare. L'abbiamo sentito, Berlusconi ha detto basta con questi processi in televisione, quindi i politici non si processano più né in tribunale né in televisione, così almeno è chiaro che cosa si intende per modello francese. Si torna a Luigi XIV, il re sole, o come direbbe Calderoli se fosse romano, il re sola.